Nuovo vlog con la pioggia. Che stress. No, veramente, io ieri ho resistito fino al metà pomeriggio, ho resistito il tempo, non ha piovuto. Poi dopo diluvio. Che noia però. Oggi è credo mercoledì, sì. E questa pioggia non ci piace, vero Peppe? Panna che mi miagola ha mangiato, ma vuole il latte perché ha visto il barattolo del latte e questa è la situazione. Cosa vuoi? Guarda, guarda il latte, il latte. È vuota, amore. Oh, che tristezza. Dai, adesso facciamo il latte. Sì, adesso facciamo il latte. Prendiamo un cucchiaio. Pana, lo vuoi un po' di latte? Eh? Peppe, tu non lo bevi il latte. Tu sei pazzo. È latte, amore. Non ti piace, non lo bevi. Ecco, latte senza lattosio in arrivo. Latte senza lattosio. Ecco qua, principessa. Ah, buono. Non è convinta. Non è come il latte per gatti. Dimmi, Pepe. Amore. Ehi, Pepe. Ciao. Dov'è Pippo? Cioè, in questa casa siamo tipo nel buio totale. Eccolo qua! Ciao Pippo! Ciao! Ciao gattino! Ciao gattino! Pippo! Dovrei cercare di abituarmi ad utilizzare il mio amico stabilizzatore. Non ce la posso fare! Guardate che ferma che è l'immagine con il mio amico DJI Osmo. Ah. Comunque, mi vedete con le unghie fatte? Ho fatto la ricostruzione, non sono per niente soddisfatta, ce l'ho fatta io, non sono soddisfatta, ma me la sono fatta. Devo ancora imparare, ma io sperimento molto, lo sapete, quindi poi l'altra sera mi si è fulminata la fresa e l'avevo comprata su Wish, si è fulminata completamente. La sera si è fulminata la fresa e c'è anche il segno sul tavolo che proprio ha fatto puff e mi è saltata anche la corrente. Per fortuna ce l'ha messa a terra perché altrimenti si sarebbe bruciato qualcosa. Beh, pazienza, per fortuna mi sono ricordata di averne un'altra di fresa. Ah, ma che male che ho. Ecco, per fortuna mi sono ricordata di averne un'altra di fresa e che avevo comprato al Lidl e è quella apposta per manicure e pedicure, quindi ce l'ho fatta perché avevo le unghie tutte grosse sotto praticamente e non potevo lasciarle così. Ero andata in palla perché ho detto adesso non ho più frese, come faccio? Domani devo andare a comprarne una o devo comprarne una online. E invece no, mi sono ricordata di avere quella e mi ha salvata. Ehi Pippo, come stai? Lui fa l'avvoltoio, come sempre. Non so come sarà questo vlog perché Panna ha finito il latte. Completamente. Vediamo se si abbassa. Ecco, finito il latte. Panna è una roba, lei e il latte proprio vanno di pari passo. No, di solito non le piace tanto questo qua per noi umani. Ecco, stavo dicendo, non so che vlog sarà questo perché piovendo di fuori io non ho modo di uscire, di farvi vedere qualcosa. Mamma che male alla spalla. E quindi non so come sarà. Fate che sto stabilizzatore non è neanche del tutto carico, si è scaricato col freddo della stanza di là. Eccola. Si vedono solo gli occhi, è troppo nera. Pepe! No, dall'altra. Non ce la posso fare a usare questo coso. Pepe! Ehi, guardati, sei là! Hai visto? C'è un pepe! Oh, un pepe! Un pepe! Oh! C'è un pepe! Un bobo! Quindi? Ma
Madonna, come sei bello! Ah, ma sei proprio bello! Guarda, guarda. Si muove da solo, eh? Lui è attratto dalla tecnologia. È un gatto social, lui. Ehi! Ecco. Un gatto social. Guardate che ora è. Devo guardare così, se no non riesco a capire che ora è. Guardate, l'una e mezza. L'una e mezza. Stavo guardando un po' di Grande Fratello, ma sinceramente non è che mi piaccia. Poi Christian Imparato, quanto mi sta sulle palle. Continua a dire che le labbra non ce le ha rifatte. Io non ci credo per niente, perché hanno una forma totalmente innaturale. Hanno proprio la forma da labbra rifatte. Io non credo siano naturali, sinceramente. Ok che con la crescita cambi un attimo, ma non si ingrossano così tanto. Quindi mi sa un po' strana la cosa. È stato anche dalla D'Urso, su Live non è la D'Urso, ma... sinceramente si vede che non sono proprio naturali al massimo. Pepe è qua con me. Ciao. Hai visto? Sei tutto pieno di peli qua. Pepe? Ehi, Pepe. Ciao. È uscito un po' di sole. C'è Pepe che continua a fissare sto coso e non capisce. Devo ancora lavare i piatti. Oggi ho fatto il risotto con i funghi. Ho acceso il fuoco, è uscito il sole. Perché? Perché? Spiegatemi perché. Perché io accendo fuoco e fuori poi c'è il sole? No. Doveva essere brutto anche pomeriggio in realtà, ma... da noi si dice ha tirato fuori, nel senso si era serenato un attimino e qua sopra c'è il cielo sereno. Quindi, il che è strano, Però... funziona così, questo meteo è un po' così così. Domenica danno neve di nuovo. So che oggi nevicava a Cortina, nevicava su Passo Falzarego, era tutto bianco, aveva fatto già un po' di centimetri. E insomma va avanti così, purtroppo la primavera è così. Può nevicare come può fare bellissimo, caldissimo tipo estate. Dovrebbe arrivarmi il pacco loro di Zoo Plus dopo, perché ho cambiato corriere. Di solito io ordino sempre con la spedizione tramite Bartolini. Questa volta ho cambiato, siccome vi ho detto che con Bartolini ci sono sempre problemi, quindi ho provato a cambiare e ho fatto spedizione con l'SDA, perché ci sono queste due opzioni, quindi non è che si possa scegliere tanto. E l'SDA mi dà in consegna già oggi, infatti mi sono preparata i soldi perché pago col contrassegno. Mami, ma che bello che sei, è bello il sole, goditelo finché c'è, perché non so quanto rimarrà questo sole, cucciolo. Mami, avete visto com'è ingrassato? È ingrassato abbastanza. Madonna, questi chip. Cipi, 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 cip. Di solito ci sono gli uccellini che dicono giovedì, giovedì, giovedì. Oggi non ce ne sono. Ma Pepe, ma come sei bello! Mamma mia, che trippa che vedo, Pepe! Una trippa di quelle proprio! Tripposissime, Bubi! È uscita anche Panna. Ehi, Panna! È uscito anche Pipo! Ciao Pipo! Ciao! Ciao! Niente, noi ci dobbiamo proprio godere questo sole, perché
veramente totalmente inaspettato. Vero Panna? Eccola. Non ho lo stabilizzatore adesso. Ehi, Pepe. Pepuzzo. Dove vai? Ma che giri che fa? Chissà cosa sente per terra. Vabbè. Situation da adesso, guardate, si è rasserenato anche lì. Cioè, sembra impossibile. Questo sole è veramente imprevisto. Questo si chiama il riposo del guerriero. E Panna? Panna! Ciao. Dunque, sono quasi le 15. Panna mi sta chiedendo cibo, stranamente, perché non lo fa mai. Già fa 3 pasti al giorno e non posso fargliene fare di più perché è già grassa, non può mangiare troppo. Lo stress vivente, eccola qua, la mia stress vivente. E sto ancora aspettando il corriere, non è ancora arrivato. Vero? Non è ancora arrivato il corriere. Ed è strano perché l'SDA di solito arriva o a pranzo o poco dopo pranzo. Ma sono le 3. Boh. Corriere. Con questo sole io mi sarei mossa volentieri, invece no, mi tocca stare qua. E quindi lavo i piatti, sistemo il lavandino, la cucina in realtà è a posto. E basta. Sto grande fratello non sta facendo vedere niente. Vabbè. Non credo di continuare, di proseguire con questo vlog, perché ve l'ho lasciato abbastanza lungo e non so, ho parlato tanto. Ditemi se vi piacciono vlog così o, beh, sicuramente vi piacciono molto di più i vlog dove faccio vedere qualcosa, però io non sapevo venisse fuori il sole. Oh, dai, nel momento stretching, allungare la schiena. Oh, avrei bisogno di qualcuno che mi sistemi la schiena. Oh, poi non ve l'ho detto perché non ho più vloggato, ma ho avuto tanto male alla spalla. Adesso no, mi è passato abbastanza, ho sempre i soliti dolori, quelli cronici. Ma ho avuto tanto, si era infiammato il tendine. E niente, perché avevo tirato, spalato neve. La neve che aveva fatto la settimana scorsa era acqua pura, praticamente era pesantissima, e mi si era infiammata la spalla. E ho passato dei giorni con dei dolori, aiuto, e poi fortunatamente era solo un'infiammazione proprio del momento e mi è passato tutto. E ho sempre i soliti dolorini, ma quelli ormai ci ho fatto l'abitudine. Basta, dai. E qua ho anche una bruciatura, non si vede neanche. Qua mi ero bruciata. E poi mi sono bruciata l'altro giorno, anche da qualche altra parte, ma deve essere stata veramente leggera perché non c'è neanche il segno. Vabbè, dai, mi metto a fare qualcosa di serio nella vita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!